accogliere un convegno, un incontro con tutti i maggiori esperti del settore europei, proprio qui a Bergamo, a Minitalia Leolandia, per noi è decisamente un grande onore e siamo convinti che questo progetto porterà grandissimi risultati proprio in tema di accessibilità e di maggiore divertimento. Il progetto Una giostra per tutti nasce da un'esigenza sentita da più parti di garantire un'accessibilità tranquilla a tutte le persone, in particolare le persone che abbiano delle esigenze speciali. Da questo è nata l'idea di organizzare per la prima volta un gruppo di lavoro composto da persone di comprovata esperienza in ambito scientifico e da istituzioni importanti quali l'Istituto Superiore di Sanità, l'Ospedale Bambin Gesù, l'Ospedale Giovanni XXIII di Bari, per cercare di avere dei dati che siano validi scientificamente e che possano costituire un punto di partenza per una serie di riflessioni che portino poi alla fine alla costruzione di una best practice, di un insieme di linee guida che possano essere un punto di riferimento per i parchi sia in Italia e possibilmente anche all'estero. Che il progetto sia interessante lo dimostra la partecipazione dei nostri colleghi internazionali che sono venuti da Canada, Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra e mi sono certamente dimenticato qualche collega per verificare sul campo con noi questo tipo di test per poterne fare un protocollo un domani internazionale e ripetere gli stessi test in altri paesi per poi comparare i dati. È uno sforzo comune che tutti stiamo facendo, i costruttori, i progettisti, gli organismi di certificazione, i parchi soprattutto e tutte le associazioni delle persone con esigenze speciali. Quindi siamo fiduciosi e siamo orgogliosi in questo caso di essere stati noi italiani a dare il là a questo concetto. What I hope to gain from today is a little bit more insight as to how folks with certain kinds of cognitive disabilities react to these rides. They're obviously very excited and they seem to be enjoying themselves, but I think we're trying to get a little bit more information on how their emotional reactions really may relate to how they would behave in those rides. And I am here today and tomorrow in Minitalia or Leolandia. To observe Gianni Chiari and many of the safety specialists in our industry evaluate on how to improve accessibility amongst our parks, which we fully support. We stand 100% behind it in developing new systems, new ideas, and new ways for making parks accessible for everyone. And what we want is everybody who comes to our attractions today will have a fantastic time, no matter what their ability is or disability. So for us, it's really about seeing how can we make our rides and our attractions more accessible and understanding some of the barriers to doing that, and then hopefully we can reduce some of those barriers and get everybody onto the rides. This project is very important to define exactly which way we need to go for disability or for special person need.
questo cuscino posturale messo sotto vuoto riesce a dare un controllo al capotronco di bambini come Davide, così possono vivere la giostra in massima sicurezza. Lui è adattabile a qualsiasi seduta, a qualsiasi scocca di qualsiasi giostra. Com'è andata? Ti sei divertito? Anch'io mi sono divertita. Non avevo dubbi.